Amici ed amiche, bentornati al nostro appuntamento dopo il fine settimana. Siamo ritornati a parlarvi dopo anche una bella spruzzata di neve sulle nostre città. Siamo ritornati con Apuglia Post nel corso della programmazione di Apuglia Web TV, ospite del nostro appuntamento oggi Giacomo Ferrari che ha accettato il nostro invito. Giacomo, intanto benvenuto, benvenuto in Puglia, ecco, posso già dire questa cosa. Grazie mille. Nonostante sono invidioso di te alquanto perché ti vedo immerso nella natura, è proprio di natura che Sì. parleremo. Allora, sì, siamo immersi nella natura, però ti dico anche che siamo, come vedi Eh dall'abbigliamento, sì, abbastanza al freddo. Quindi io coperti. invidio te che sei con la camicina al caldo. Vabbè, però comunque, voglio dire, permettimi, noi oggi parleremo della tua attività che molti hanno forse già conosciuto, mentre altri ancora non conoscono, perché parleremo della tua associazione che è Tiger Experience, quindi ci tufferemo nel mondo della natura, in particolar modo in quello dei felini, perché parleremo Esattamente. della tua attività. Intanto, partiamo dal presupposto, tu sei in Veneto. La tua Noi associazione ha siamo in sede a Veneto, Veneto. sì, siamo vicino a Venezia per la precisione. Però calcola che noi ospitiamo tutti gli anni diverse persone. Calcola, noi siamo un'associazione, quindi abbiamo associati un po' per tutta l'Italia. E tutti gli anni abbiamo soci nuovi che vengono a conoscere la nostra realtà Certo. e vengono a visitare quello che facciamo. Quindi non è una, come posso dirti, una realtà strettamente legata al territorio veneto, siamo un unicum in Italia come struttura, quindi spesso e volentieri riceviamo persone da tutta Italia. Ecco. Partiamo da questo presupposto. Come nasce la tua passione verso questi grandi felini? Ecco, non ho sottolineato questo all'inizio, perché voi avete diversi grandi felini, tra cui leoni, tigri, leopardi, Leopardi. puma. Esattamente. Allora, per farla breve, io fondamentalmente nasco come addestratore, cioè sono un appassionato di addestramento, quindi questo è quello che... Ops, è caduto il telefono. Scusate, ma i potenti mezzi del telefono sono questi. Fondamentalmente nasco come addestratore e per un addestratore ovviamente la cosa più bella è lavorare con gli animali, quindi addestrare. Per un addestratore che riesce ad arrivare al grande felino, che per noi è ops, ancora, aspetta che trovo un posto giusto per il telefono in modo tale da non dare troppo disagio. Per un addestratore riuscire ad arrivare a lavorare con il leone, con la tigre, con il leopardo, penso sia il sogno di una vita, penso sia quello che più di tutti vuoi, cioè insomma è la realizzazione il sogno di ogni addestratore. Detto questo, ogni tanto alzo la testa perché sto controllando, c'ho un simpatico leone che mi sta fissando e mi sente parlare e lo sentirete anche ruggire probabilmente. Dicevo, Allora, ti vede parlare da solo, dice, è impazzito. infatti, allora che cosa succede? Succede che 5 anni fa mi metto in società, quindi arrivo al Tiger Experience che era gestito allora da Gianni Mattiolo da solo e decidiamo di intraprendere questo percorso e quindi di riiniziare insieme. Quindi sono 5 anni e mezzo ormai che seguo insieme a Gianni appunto il Tiger Experience. Io mi occupo più della parte pratica, e cioè dell'organizzazione dei volontari, della gestione giornaliera degli animali. Lui si occupa più della burocrazia e di quello che riguarda poi dopo l'aspetto legale dell'associazione. E da 5 anni andiamo avanti in questa maniera. Quest'anno, causa un po' lockdown, abbiamo dovuto rivedere un po' i nostri parametri, le nostre visite, spostandoci un po' anche sul web, perché ovviamente non è più possibile avere tutte quelle visite che facevamo, quei soci tutti insieme non si possono più aggregare, e quindi ci siamo spostati anche sul web e quest'anno inizieremo un percorso appunto di ampliamento della nostra area web. Quindi sicuramente, insomma, i contenuti li potremo anche acquisire noi per poter pubblicizzare la vostra attività e Assolutamente. quindi. Guarda, allora, pubblicizzare sinceramente sì e no, nel senso che a noi interessa più che altro che arrivi il messaggio della nostra associazione, perché siamo un'associazione anche qui unica in Italia, e cioè
noi cerchiamo di far capire attraverso gli animali che noi abbiamo qua ospitati al parco la vera vita degli animali in cattività, cioè come vive un animale in cattività, che cosa fa, che cosa deve fare durante il giorno, quali sono le strategie per garantire il massimo benessere a questi animali. E quindi andiamo a rispondere a quelle che sono le domande delle persone che normalmente magari non hanno accesso a determinati contenuti, oppure vanno allo zoo, ma non hanno la possibilità di fare la visita guidata allo zoo, perché ovviamente non tutti gli zoo danno questa Certo. possibilità. E quindi noi cerchiamo appunto di portare le persone nel mondo animale, facendo vedere la realtà che vede un leone che sta in una gabbia, perché questo è, e quindi cerchiamo di spiegare questo. Quindi la cosa che ci piacerebbe è far arrivare proprio questo messaggio, che non è un messaggio distorto della realtà, ma è un messaggio diverso che non siamo abituati ad affrontare, magari, e quindi è una visione diversa rispetto a quella che normalmente ci viene propinata dell'animale in gabbia che soffre o che deve stare in gabbia perché è costretto a stare in gabbia. E quindi venendo proprio alla tua attività, nel senso alla tua giornata, ecco Sì. come si svolge. Tu da 5 anni adesso ti occupi praticamente del Tiger Experience. Ecco, il primo impatto che hai avuto nella tua vita con un grande felino, perché insomma io avrei un po' di timore, nel senso che immagino che voi siete abituati, io ho visto anche delle tue foto sul tuo profilo Facebook, ma anche su quello appunto ufficiale del Tiger Experience, dove voi praticamente addirittura, cioè insomma, per voi sono diventati amici, proprio amici, amici. Allora, è esattamente hai usato una parola bellissima. Loro sono amici, non sono né fratelli né amanti, loro sono amici e condividono con noi questo spazio. Ovviamente rispettando quelle che sono delle necessità per legge che riguarda la gabbia, che riguarda le Certo. differenze di specie, ma noi condividiamo con loro la nostra vita quotidiana. Noi normalmente l'attività al parco inizia intorno alle ore 9. Arrivano i volontari che danno una mano con il parco, quindi adesso abbiamo una volontaria fissa con noi e una tirocinante che vengono a fare dei tirocini, ovviamente anche tramite università o post universitari. Si inizia, si fa il giro di controllo, si va a vedere come hanno passato la notte gli animali per vedere se ci sono state problematiche, come hanno dormito, se hanno mangiato, come stanno, come non stanno. Poi si iniziano le pulizie e quindi ci sarà un momento dedicato alla pulizia delle gabbie e poi la manutenzione del parco, la gestione delle varie attività, delle problematiche e il periodo, il momento dell'addestramento quotidiano, quindi noi tutti i giorni addestriamo e facciamo delle attività con loro e poi alla sera arriva il momento del pasto e questo è un po' in base alla stagionalità perché adesso per esempio le giornate intorno alle 5 sono finite perché ovviamente poi fa buio. Mentre Certo. invece d'estate si può continuare tranquillamente fino alle 8, quindi si ampliano gli addestramenti, si fanno più cose, quindi è legata molto a quella che è la stagionalità. Quindi avete praticamente un contatto diretto con gli animali, nel senso che tu entri nella gabbia, li Continuo, sposti, fa. il contatto è continuo, costante e soprattutto produttivo. Nel senso non vai vicino all'animale per fare la coccola, ossia, lo puoi anche fare. Ma è la vicinanza con l'animale, tra animale e uomo, avviene perché c'è una motivazione. Non è il semplice desiderio di voler star vicino a un leone e farti, passami il termine, fare il figo vicino al leone. C'è tutta una costruzione di quello che è un rapporto che serve a dare serenità all'animale. Perché una parte fondamentale del nostro discorso è che dando serenità agli animali, tu hai animali che vivono meglio, stanno meglio. Certo. E, no, e non hanno quella sensazione di cattività vera e propria. Voi siete abituati anche insomma, ad avere nel vostro centro anche degli animali che arrivano naturalmente da fuori, perché ci sono a volte, no, delle iniziative, dei Allora, circhi magari che si dismettono. Ecco, volevo sapere co come la pensi, come la bravissimo. vedi rispetto a diciamo, l'utilizzo di questi animali nei circhi oppure nei centri che vengono Esattamente. utilizzati. Ecco, questa Allora, cosa mi fa piacere sapere. noi come associazione non siamo contro il circo. Stiamo però cercando dall'interno di far capire ai circensi che c'è bisogno di rinnovare quello che è il Certo. modo di stare con gli animali. Noi spesso e volentieri prendiamo animali dei circhi che finiscono la carriera e quindi vengono da noi a fare il geriatrico, si chiama, cioè il periodo in cui
non lavorano più al circo e vengono a fare la vecchiaia e li accompagniamo fino agli ultimi giorni della loro vita. Quindi noi spesso questo lo facciamo. Un animale in sé per sé non sa di essere sfruttato al circo. Intendiamoci bene, l'animale non ha la capacità di proiettarsi e di immaginare, perché l'animale non pensa in astratto. Ci sono però delle leggi, e sono abbastanza chiare le leggi in Italia. Quindi, se tutte le leggi presenti e vigenti vengono rispettate, non c'è possibilità che un animale soffra. Quindi tecnicamente quando una persona commette un'infrazione sa che la sta facendo e sa che lo sta facendo ai danni dell'animale e dell'intera categoria. Quindi non è soltanto, siccome siamo pochi in Italia a lavorare con i grandi felini, ci conosciamo tutti, sappiamo tutti quello che succede quando si lavora male e questo secondo me è un grave problema. Io credo che personalmente il circo oggi ha un potenziale molto alto, soprattutto quello con gli animali, perché può portare una realtà di uomini e animali che convivono e fanno qualcosa di buono. Il circo in sé è per sé una grande città che si sposta, che si muove e arriva all'interno delle altre città. È un esempio di multiculture, è un esempio di tante cose che però vanno spiegate alle persone. Chiudersi all'interno del tendone e far passare tutto come se fosse un qualcosa che rimane solo all'interno del circo, secondo me è Sbagliato. l'errore che sta facendo il circo oggi. Quindi dovrebbero aprirsi di più e dare possibilità alle persone di vedere, capire, magari collaborando con associazioni per la divulgazione, per il bene animale e questo porterebbe a una nuova energia per il circo. Beh, immagino è quello che fate comunque voi nel vostro centro, quello, cioè quello di aprirvi e far conoscere quello che accade. Esattamente, esattamente, è proprio questo quello che secondo me, cioè noi siamo stabili, ma se un circo avesse la capacità di portare questo messaggio, soprattutto per le scuole, soprattutto per le persone che non hanno la possibilità di muoversi, a mio avviso avrebbe fatto un grande servizio sociale. Io volevo chiederti una cosa che riguarda il circo e soprattutto quello che è accaduto ormai più di qualche mese fa riguardo, insomma, all'addestratore del circo che si trovava a Bari, che tu conoscevi bene perché noi ci siamo sentiti Assolutamente sì, telefonicamente più volte. Ecco, in quel caso, secondo un te, carissimo amico. cosa è successo in quel caso? Allora, tu devi capire che, come ti dicevo prima, gli animali non hanno la capacità di astrazione. Cioè, quindi, quando un leone o una tigre ti chiede semplicemente di spostarti da dove sei, lo fa esattamente come lo farebbe con un'altra tigre, Natura. dandoti una zampata. Allora, e dandoti una zampata, cosa succede? Che lei non può sapere che tu sei un uomo di 60 kg e ti rompi. Lei non può immaginare questo. E semplicemente succede che tu ti rompi. Basta. Quindi non è, cioè praticamente non è successo niente di che, perché comunque sia, voglio dire, e tantomeno credo che insomma, l'uomo può percepirle però queste cose, immagino. Uno che conosce i propri Allora, animali può percepirle. assolutamente sì. Assolutamente sì, questo è uno dei principi fondamentali, conoscere bene gli animali, ma lui li conosceva anche. Però che cosa è successo? È successo che quella sera, durante quelle prove a circo chiuso, non era tutto esattamente come sempre, cioè era stato spostato uno sgabello rispetto a dove di solito era, lui si è girato per istinto a fare un'azione, la tigre si è trovata un uomo in una posizione dove normalmente non è abituata a vederlo e ha semplicemente detto spostati. Solo che nel dirgli spostati, gliel'ha detto da tigre, non gliel'ha detto da per favore spostati, gli ha tirato una zampata. E lì una dose di sfortuna ha fatto sì che quella zampata, invece che finire su una spalla, su una gamba, dove normalmente capita che finiscono sempre le zampate quando ti chiedono gli animali di spostarti, è finita sul collo e gli ha resecato le vene, la giugulare, e quindi lui è morto in sanguinamento. Quindi è stato quello, il problema, insomma, che abbiamo capito bene questa cosa. Un'altra cosa che ti chiedo, e poi naturalmente ti farò una domanda sulla pantera pugliese, te la farò una domanda, Aspettavo. ci Un po' me mancherebbe. l'aspettavo. Ma no, diciamo che quello che insomma, voglio raccontare oggi è il fatto che tra gli animali e gli uomini, che sono anche animali alla fine,
insomma, si può convivere tranquillamente e voi lo fate con i grandi felini, quindi questo è quello che Allora, voleva si può raccontarmi. convivere con i giusti presupposti, Certo. con una conoscenza approfondita degli animali, con una conoscenza approfondita delle regole che ci sono tra animali e consapevoli di quello che va a succedere, insomma. Cioè, Anche perché, bisogna essere tutti consapevoli. no, anche perché immagino che se vengo io domani mattina a far visita da voi, quando magari Covid non ci sarà più e non ci saranno più problemi, immaginare di fare una cosa con un leone o con una tigre per me è impossibile, immagino. Ma guarda, ma vedi, Cioè questa non es è la classica domanda che fanno un esatto. po' e che incuriosisce tutti. E io normalmente rispondo con uno dei miei esempi più semplici. Tu immagino avrai una fidanzata, no? Buona. E se io vedo che tu fai cose con la tua fidanzata, io pretendo di infilarmi al posto tuo nel letto con la tua fidanzata, io non penso che reagisca esattamente come reagisce con te. Esatto. Il discorso è questo, cioè tra te e la tua fidanzata c'è un rapporto nel quale io non faccio Che parte. non Ed conosco. è esattamente la stessa cosa che c'è tra me e i miei animali, cioè c'è un rapporto nel quale tu non fai parte. Ora, si può trovare un accordo su questo rapporto, quindi magari ti puoi avvicinare, può succedere, perché noi comunque lavoriamo in cinematografia, quindi portiamo sui set le persone vicino agli animali, ma è un accordo che non c'è tra l'attore e l'animale. C'è tra me e l'animale al quale io chiedo di fare quella particolare cosa. L'animale si fida di me, sa che con me determinate cose funzionano e quindi accetta quello che va a succedere. Ed è giusto che sia Esattamente. così, perché comunque è normale, no? Diciamo che È un rapporto. accade come insomma, chi ha un animale domestico, è normale che l'animale domestico risponde al mio comando e giustamente non risponde a chi vede ogni giorno, cioè non vede ogni Ma giorno. anche semplicemente l'avvicinarsi è già un qualcosa. Cioè, quando tu entri nella sfera privata di un altro essere vivente, che sia animale o persona, ma per Esatto. me sono tutti animali, siamo animali anche noi, c'è un'intrusione. Se questa intrusione viene recepita dall'altro come positiva, allora l'animale si comporterà positivamente. Se questa intrusione viene recepita come negativa, l'animale cercherà di allontanarti. Vero è anche che se un leone cerca di allontanarti alla maniera del leone, come dicevamo prima. Eccolo Infatti. Veniamo adesso a questo argomento là. tanto discusso, che ne abbiamo parlato, Ne abbiamo cioè, parlato, sì. Tanto, posso dire che ne abbiamo parlato tanto al telefono, mentre abbiamo poi preparato questa nostra diretta di questa sera, no, esattamente. volevamo, diciamo, non utilizzare lo stile di Barbara D'Urso per poter parlare di questa cosa, ma volevamo parlare tecnicamente di quello che può accadere all'interno, insomma, di un ampio raggio. Di un ampio territorio dove un animale potrebbe anche vivere, perché ce lo siamo detti, cioè nel senso che ci siamo resi conto che magari qualcosa c'è, ma noi non ne siamo certi perché non abbiamo documenti. Ce lo siamo detti al telefono e lo rendiamo pubblico anche questa sera a chi ci ascolta. Noi non abbiamo documenti di questa pantera. Ci sono dei video che possono essere dei fake, possono essere giusti o sbagliati. Tu Allora. ci hai dato anche un'occhiata, però l'obiettivo di fondo è quello di poter parlare di quanto potrebbe Allora, accadere, dire che c'è o non c'è ad oggi con quello che è uscito sul web e che mi è stato anche girato da contatti privati che ho sulla zona, esatto. per me, Giacomo Ferrari, oggi è impossibile. Perché non ci sono prove certe. Ora, presuppongo che mettere insieme una squadra di ricerca significhi che qualcosa c'è. O comunque c'è il sospetto che un animale di quel tipo è sicuramente un animale nato, cresciuto e vissuto fino a poco tempo prima della sua uscita in cattività. Quindi è un animale che si è adattato a quell'ambiente. Si è adattato per forza di cose, perché praticamente sono ormai 6 o 7 mesi che gira questo animale, se gira. Quindi l'idea che questo animale non possa sopravvivere penso che sia abbastanza superata. Il punto è un altro, quanto questo animale può essere pericoloso per l'uomo. Allora, in India, di media, 12 persone, 20 persone nella sola città di Bangalore, 20 persone l'anno vengono attaccate dai leopardi, vuol dire più di una al mese. L'India è il posto al mondo dove la densità di leopardi è più alta, che in qualsiasi altra parte. E i leopardi vivono a stretto contatto con l'uomo.
In Italia abbiamo un solo singolo leopardo su tutto il territorio nazionale, concentrati gli avvistamenti in una specifica zona. Io ritengo che finire nelle fauci di un leopardo in Italia oggi sia probabile quanto quello di prendere un meteorite in testa. Perché quell'animale ha imparato tranquillamente a sopravvivere senza mangiare uomini. Quindi necessariamente non andrà in giro a cercare uomini da mangiare, ma mangerà altro: cani, conigli, pecore, asini, cervi, cinghiali, mangerà qualsiasi altra cosa, ma la sua preda non è l'uomo. Questo è un dato di fatto, perché altrimenti in questi 6 mesi avremmo Avrebbe avuto già un'uccisione attaccato. ogni 7-8 giorni di media. Quindi non andrà in giro a cercare uomini da mangiarsi. Mi sembra evidente questo. Il problema però qual è? Il problema è che ci potrebbe essere un attacco per quanto riguarda gli animali domestici. Calcolo che in India i leopardi si sono adattati a mangiare i cani, quindi le predazioni sui cani sono molto frequenti in India. Il problema di questo leopardo, ipoteticamente stiamo sempre parlando, non Certo. è tanto il fatto che sia in giro, ma il fatto è che non ha competitor in area. Quindi lui continua a muoversi perché quando un animale nel suo ambiente naturale, cioè quindi in India, quando un animale cerca di farsi il territorio, viene fermato da altri leopardi che necessariamente contengono e si formano i territori. Questo leopardo, che sia maschio o che sia femmina, non ha competitor sul territorio. E quindi che cosa succede? Continuerà a muoversi finché trova da mangiare. Non riesce a stabilirsi in un territorio stabile. Perché? Perché non ci sono le condizioni per crearsi il territorio. Anche perché Lui si continuerà a ci muovere. siamo detti anche, no, nelle nostre chiacchierate private, ci siamo anche detti il fatto che comunque riescono a percorrere pa parecchio, parecchi chilometri in un Guarda, giorno, allora, no? muoversi a 5/6 km l'ora, ecco che un leopardo può arrivare anche a 50 km orari, ma però è uno scatto, quindi ne è una media di passeggiata. Una Esatto. passeggiata a 5-6 km orari, a 30 km ci vogliono 6 ore. È semplice che si muova. 3 giorni sono 100 km. Quindi capisci bene che muoversi è proprio l'ultimo dei problemi. In natura questi animali arrivano ad avere territori che vanno anche a 50 km quadrati. Quindi capisci bene che un animale pattuglia i suoi 50 km quadrati nel giro di una settimana, 5 giorni, 4 giorni, gira in quell'area. Qui non c'è un'area delimitata dove questo leopardo gira, semplicemente continua a muoversi e si sposta in base a che cosa? Libero. A quanto viene spaventato, a quanto è facile il territorio dove vive, quante prede trova. Quindi ci sono delle criticità per quanto riguarda questo animale nello specifico. Venendo invece, diciamo, non alla risoluzione del problema, perché insomma, voglio dire, non è la risoluzione del problema, però ci sarebbe Certo. qualcosa che le autorità preposte, oltre naturalmente ai pattugliamenti che stanno facendo in questo momento, perché insomma si sono messi insieme 3 sindaci, hanno fatto ordinanze, non andate in campagna, non fate jogging, occhio agli animali domestici, dove li mettete, eccetera, eccetera. Ci siamo già Allora, detti più volte che insomma non sono queste le misure che vanno attivate, ma lo dici tu perché sei un esperto del settore, ecco, mi permetto di dire allora, tu questo. calcola che questi animali non sono animali battaglieri, nel senso che se puoi evitare di fare la guerra, Non evita. lo fa. Quindi non ti viene a cercare per fare la guerra, ma ci devi andare in bocca perché questo animale si attivi. Calcola che un buon spray al peperoncino può essere un buonissimo. Se lo vedi venire che ti viene d'osso, gli spari il peperoncino negli occhi e questo va indietro. Cioè, non è che ci vuole una piccola bomboletta di estintore, qualcosa per fargli paura. Lo si fa con gli Non altri, è che sia, diciamo. non è che sia una, non è che sia una cosa. Aspetta, che c'è il cagnolino qua che mi si è messo sul tavolo. Non è che sia una cosa poi così impossibile. Il punto è che noi stiamo, scusami se è arrivato anche il cagnolino perché mi vede seduto qua e deve venire anche lui. Quindi il punto è che se noi continuamente pensiamo che questo animale abbia fame d'uomini, stiamo sbagliando tutto. Quindi E bisognerebbe bisogna per. praticamente portargli un competitor, trovargli un competitor.
bisogna capire come contenerlo in un'area e da lì poi dopo si inizia a fare sul serio. Del tipo, per far sì che un animale che penso ormai si sia abituato al territorio, quindi problemi. Scusa un attimo, se mi si dovesse scaricare la batteria perché sta andando giù alla svelta, Ok. eventualmente mi ricollego con un altro Vabbè, sì, dispositivo e rifacciamo. tanto siamo quasi in chiusura, quindi non. È a un 6%, penso che morirò. Ok, E al va bene. massimo la finiamo. Mi collego con un altro dispositivo, non è un Sì, problema. non ci sono problemi. Allora, quello che ti sto dicendo è proprio questo, cioè che noi dobbiamo necessariamente cambiare prospettiva. Dobbiamo prima contenerlo in un'area. In che maniera? Mettendogli qualcosa che lo attrae lì, che gli fa venire voglia di stare in un posto. E allora a quel punto, quando hai delimitato questo, si può iniziare a pensare di catturarlo. Ma cercarlo così alla Indiana Jones in mezzo alla Puglia non porti a casa niente. Quindi Lo diciamo. puoi prendere, ma lo prendi per culo, non lo prendi perché l'hai preso strutturando una tecnica. Certo che lo puoi prendere, lo prendi perché ti è capitato. Non c'è una strutturazione di quello che si va a fare. È un po' come il meteorite che se ti arriva per culo ti È il passa da meteorite, stanotte. bravissimo, è lo stesso principio. Passa di lì, vede la trappola, c'è dentro qualcosa, vabbè, vado dentro, provo a mangiarlo e l'hai preso. Beh, ma l'hai preso per culo. No, quello che ti volevo chiedere è questo, ma sei stato contattato dagli organi preposti? No, no, abbiamo più volte noi come associazione dato la disponibilità, ma attualmente non siamo ancora stati contattati. Quindi diciamo che questo è un appello che faccio un po' a tutti quelli che hanno avuto a che fare con questa, diciamo, sorta di problematica. Siamo disponibilissimi. Tu calcola che noi attualmente siamo il parco in Italia che ha più leopardi. Noi abbiamo Vabbè, perché circa. voi collaborate comunque con lo Zoo Safari, quindi vi conoscono bene. Noi abbiamo amici allo Zoo Safari, assolutamente sì, abbiamo amici in tanti zoo, insomma, siamo una realtà conosciuta. Quindi diciamo che conoscete bene anche avendoli i comportamenti del leopardo. Non è una pantera, è un leopardo, lo possiamo dire Sì, a è chi un ci ascolta. leopardo, è assolutamente è un leopardo. Guarda, noi qua abbiamo alla bellezza in questo momento, attualmente, tra cuccioli e adulti, abbiamo circa 14 o 15 leopardi. Quindi sai bene come ci si comporta con Siamo il posto in Italia queste che ne ha di più, non c'è nessun altro che ha più leopardi di noi. cose. E quindi, Giacomo, noi siamo in chiusura di questa nostra trasmissione, alla quale mi auguro ne seguiranno altre, ma per parlare naturalmente Quando della vuoi. tua attività, perché è fondamentale, insomma, conoscere quello che fate e soprattutto, è importante che la vostra associazione si faccia conoscere, si faccia radicare, insomma, in tutta Italia, perché è fondamentale anche. Per i consigli, ecco, noi ci siamo sentiti più volte per una serie di consigli, poi non abbiamo mai fatto una registrazione, ne abbiamo approfittato adesso perché addirittura sono arrivate ordinanze Guarda, da parte dei sindaci. noi siamo un'associazione che si occupa di divulgare. Chiunque vuole sentire il nostro punto di vista è sempre bene accetto. Anche perché è semplicissimo trovarvi attraverso la rete e non solo, io sono a Siamo su tutti disposizione. i social. No, ma io sono a disposizione anche per fornire il numero di telefono di Giacomo agli Ah, organi guarda. preposti. Chi mi chiamerà dopo questa Volentieri. trasmissione potrà naturalmente avere il numero di telefono. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi questa sera in questo Grazie a te appuntamento. per l'intervista, è stato un piacere e veramente. Oltre alle telefonate, mi è piaciuta anche questa tua idea di comunque parlare non solo nello specifico del Assolutamente, leopardo che c'è in giro in Puglia, ma anche di altro, perché secondo me bisogna iniziare a fare una formazione a 360 gradi. Assolutamente, quindi magari nel dettaglio entreremo nel corso di trasmissione che faremo con molto Quando avremo piacere. magari dei dettagli in più sui quali lavorare, sarà ben cura nostra addentrarci magari in una spiegazione un po' più tecnica. Fare un diario di quello che accade anche nella Tiger Experience. Mi auguro di poterti Va bene. vedere presto, diciamo, tra virgolette, in presenza, di vedere presto in presenza quello che fai nella tua Si sta zona spegnendo, mi in sa, eh. Veneto. Ok. Ti saluto Giacomo, ti saluto, ha dei problemi con la connessione essendo in un parco, quindi ringraziamo Giacomo Ferrari per essere stato con noi, grazie a voi che avete avuto la pazienza e la passione di ascoltarci, noi abbiamo lanciato questo appello questa sera, chi lo sa, vedremo quello che insomma gli organi preposti faranno, noi siamo a disposizione naturalmente per fornire tutti i chiarimenti ed in particolar modo.
i contatti che si possono trovare facilmente, Tiger Experience in Veneto, per poter parlare di questo argomento. Grazie a voi che avete avuto la passione e la pazienza di ascoltarci anche questa sera. Grazie ad Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica di questo nostro appuntamento. Apuglia Post, come sempre, ritorna domani, come sempre su Apuglia Web TV, una TV che sta crescendo in maniera esponenziale. Grazie a voi che ci date il supporto. Vi ricordo questa sera alle 22, appuntamento con Finali. Guarderemo insieme gara 3 tra Corato e Ostuni. Poi passeremo settimana prossima a gara 4 e ai festeggiamenti. Finali che ritornerà mercoledì pomeriggio alle 15 e venerdì sera alle ore 22. Quindi grazie a voi che ci supportate ogni giorno con i vostri contatti. Ce ne accorgiamo. Grazie a tutti. Buona serata.